Buonasera e buon pomeriggio. Quest'anno è il quinto anno dei nostri cicli che scopriamo insieme e sapete che ogni anno ha una tema specifica. Quest'anno l'abbiamo dedicato al convegno di Agni Yoga che parla dell'umanità e il cosmo. E proprio per questo, questa volta parleremo dell'umanità, dell'origine dell'umanità. When you look out into the night sky and you see the stars far away, you're seeing them because of the light that has traveled from them to you. Now, it takes time for light to travel here. So what you're doing is seeing the stars as they were in the past, the amount of time it's taken for the light to reach us. And the further and further away those stars are, the further back in time you're looking. Now, we're seeing a star, let's say, 6,000 years ago. Imagine somebody on that star looking at us. They would be seeing us as we were 6,000 years ago. Which of those two is now? So space and time are linked together. As we are looking across space, we are looking back in time. Nel cuore della costellazione dell'Orione, connettendolo con delle meraviglie che esistono in particolare in Egitto, ebbene porci una domanda, dicendo sulla nostra pianeta ci sono dei segni di questa umanità universale? Oggi vi invitiamo di viaggiare con noi nel tempo e vogliamo condividere con voi le nostre osservazioni e studiare insieme alcuni frammenti della storia antica per poter magari trovare altre risposte sull'origine dell'umanità. Andiamo insieme nell'Egitto, abbiamo fatto questo viaggio con Hartmut a Natale. Quindi venite con noi e cominciamo con una delle meraviglie di questo mondo antico, la Grande Piramide di Giza. Il complesso piramidale di Giza include Grande Piramide di Cheope, Piramide di Chefren e Piramide Micerino. E ovviamente questo quadro si completa con la Sfinge di Giza. Come abbiamo visto nel filmato, il complesso piramidale di Giza appare come una proiezione delle stelle Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaka della cintura di Orione. Però la piramide di Micerino è leggermente fuori asse rispetto alle altre. Tuttavia, i modelli matematici evidenziano che la corrispondenza era precisa circa 12.000 anni fa. Le stelle di Orione erano associate dagli Egizi ad Osiride, il dio della rinascita e dell'oltretomba. Andiamo a vedere l'archeologia convenzionale, come considera queste piramidi?
normalmente vengono considerati come delle tombe, anche se mai sono state trovate né mumie né iscrizioni che affermino questo. Nel 1837 i ricercatori britannici hanno trovato dei graffiti che scrivevano nome del Cheope. E così, in maniera convenzionale, hanno pensato che Cheope fosse colui che era mandante di costruzione di questo luogo. Molti scienziati sono convinti che questa interpretazione è sbagliata. Tuttavia, quale potrebbe essere il senso di questa enorme costruzione? Quale funzione potrebbe avere? Forse la Grande Piramide potrebbe essere una stazione di pompaggio di acqua, una centrale sismica, atomica, o un ricevitore, amplificatore, emittente delle onde temporali. Il proverbio arabo, l'uomo teme il tempo, ma il tempo teme la piramide, si riferisce alla sua eternità. I numeri sono eterni e universali, come le piramidi. Quindi ho voluto studiare la Grande Piramide attraverso la fisica dei numeri, per stimare il livello delle conoscenze scientifiche dei costruttori. Vorrei condividere con voi questa ricerca. Iniziamo dalle dimensioni esterne di questa costruzione gigantesca. Originariamente la Grande Piramide era ricoperta da un rivestimento di calcare bianco con superficie esterna liscia. Le dimensioni della piramide erano 146 metri di altezza e 230 metri di lunghezza. Su ciascuno dei quattro lati della sua base. In questo caso, il rapporto tra il perimetro e l'altezza coincide con 2 pi greco. Beh, sarà un caso che un numero trascendente rappresenta questo rapporto? Comunque, la grandezza straordinaria di Grande Piramide fino a oggi resta un mistero. E solo 7 anni fa, nel 2013, il fisico tedesco Hans Jelito ha scoperto che la dimensione della Grande Piramide deriva dalla velocità della luce. Come vedete in questa equazione, un secondo di luce in relazione con la base piramide definisce esattamente il rapporto che c'è tra il volume del Sole e il volume della Terra. Infatti il rapporto della distanza di un secondo luce con la lunghezza di base della piramide coincide con il rapporto dei volumi del Sole e della Terra. Questo è una scoperta eccezionale. Ricordate che un secondo luce sono 300.000 chilometri. Inoltre, Hans Jelito ha trovato che il rapporto dei volumi della Grande Piramide di Cheope e della Piramide di Khefren coincide con il rapporto dei volumi della Terra e di Venere. Così i costruttori della piramide hanno conservato la loro conoscenza per sempre. Le costruzioni antiche sono i libri che noi solo cominciamo a leggere. Qui vediamo i 3 pianeti, primi pianeti, a confronto con il Sole. Le distanze non sono in scala, ma possiamo stimare i volumi relativi. Il volume della Grande Piramide rappresenta la Terra.
il volume della piramide di Kefren rappresenta Venere. E la piramide di Micerino rappresenta Mercurio. Qui voglio ammettere che il vero volume di Venere non si può stimare a distanza usando un telescopio solo e misurando il diametro visibile del pianeta. Il problema è che Venere è coperto da uno strato delle nubi di anidride solforosa di grande densità e profondità di 20 km e quindi l'atmosfera non è trasparente. Questo significa che i costruttori della piramide usavano le onde radar o le loro sonde automatiche hanno visitato la superficie di Venere. Oppure possiamo immaginare che l'hanno visitato per davvero. E noi conosciamo questi volumi soltanto da pochissimi anni, da quando è iniziato la ricerca spaziale, e questi costruttori lo conoscevano perfettamente e precisamente. Torniamo alle piramidi. Il rivestimento calcare, che Hartmut prima ne parlava, le grandi piramide, ovviamente oggi non esiste più. Mi piacerebbe che andiamo a vedere una foto del 1842, una descrizione più che una foto, un dipinto, che descrive il piano più alto del piramide. Sì, la piattaforma. La piattaforma. Infatti qui, già in questa immagine, possiamo vedere come questa piattaforma è formata dalle pietre giganti. Sì, megalitiche. Megalitiche. Sì, sì, sì. Negli anni 60 lo possiamo vedere in questa foto che descrive di nuovo questa piattaforma. E oggi possiamo osservare questa piattaforma attraverso i droni e che di nuovo ci fa vedere la presenza di queste pietre megalitiche. Sì, sì. Oggi la piramide nuda appare come un tronco quadrato. Questa circostanza rende ancora più facile l'analisi della costruzione. La dimensione di questo tronco non è 146 per 230 metri, ma 137 per 225 metri. Sorprendentemente, queste misure coincidono con le potenze intere del numero di Eulero rispetto alla lunghezza di onda del protone e dell'elettrone. Il volume della grande piramide è enorme, 2,57 milioni metri cubici. Anche il volume coincide con una potenza intera del numero di Eulero rispetto alla lunghezza di onda del protone. Il logaritmo 123 è 3 volte 41, così il volume coincide con il cubo dell'altezza. Certo, questi costruttori usavano un bel modello per costruire. Yeah. Hanno usato il volume della terra. Yeah. Per prendere l'ispirazione e soprattutto le misure esatte. Sì, per sì, la costruzione. Sì, sì, ecco. Erano furbi, usavano dei modelli cosmici che erano stabili da sì, migliaia di sì, anni. Sì, sì, è vero. Ovviamente, come nelle nostre pubblicazioni, anche conferenze precedenti, abbiamo parlato del numero Eulero come numero divino. Yeah. Infatti conosciamo che questo numero è un stabilizzatore universale. Yeah. Grazie, perché è un numero trascendente, esattamente come quello di pi greco che abbiamo detto prima. Sì, sì. E grazie a questa caratteristica, numero di Eulero, quando viene applicato alle costruzioni, li rende stabili, cioè evita le risonanze distruttive. E questo è il segreto che questi costruttori conoscevano. Sì, vediamo un esempio storico, il ponte Tacoma Narrows Bridge,
costruito nel 1940 negli Stati Uniti. Più alta e più grande è una costruzione, più importante e critica è la sua stabilità. Per esempio, quello che abbiamo visto fino adesso, i piramidi. Anche. Onde sismiche o vento forte possono causare un'eccitazione periodica della costruzione che comincia ad oscillare in risonanza sempre più fortemente. Il numero di Eulero evita la risonanza e rende stabile la grande piramide. E grazie al numero di Eulero, lei non teme il tempo. Quindi possiamo concludere, per raggiungere una stabilità duratura, le proprietà di una costruzione devono corrispondere alle potenze intere del numero di Eulero rispetto alle proprietà dell'elettrone e del protone. Qui vorrei sottolineare che per progettare la grande piramide non era sufficiente conoscere solo il numero di Eulero come stabilizzatore. Era necessario conoscere anche le proprietà dell'elettrone e del protone. Ovviamente la scoperta dell'elettrone e del protone presuppone un certo livello di sviluppo tecnologico che la nostra civiltà ha raggiunto solo nel XX secolo. A sinistra vediamo un raggio catodico che contiene elettroni, a destra una camera di Wilson che rende visibile le tracce delle particelle alfa che contengono protoni. Ritorniamo alla storia dello studio delle piramidi. Nel 1880, Flinders Petrie misurò le piramidi di Giza. Nel suo libro possiamo trovare anche un diagramma che indica l'elevazione di ogni strato della grande piramide. Le elevazioni degli strati non diminuiscono con l'altezza, ma mostrano un pattern sofisticato. Qui vediamo i primi strati e le loro elevazioni fino all'altezza di 11 metri. Le pietre più grandi sono rappresentate con colore più saturo. Dopo 11 metri, di nuovo seguono strati di elevazione più piccola, fino all'altezza di 18 metri, dove incontriamo uno strato di pietre molto grandi come sulla base della piramide. I strati fatti di pietre molto grandi riemergono all'altezza di 30, 54, 89 metri. Ci sono anche le pietre grandi sulla piattaforma finale della piramide. Sembrano numeri capitati così a caso, ma quale potrebbe essere il significato di questa strana sequenza di elevazioni diverse? La dottrina convenzionale considera questa sequenza casuale è determinata dalla disponibilità di materiale da costruzione. Alcuni ricercatori suppongono che sui strati più robusti i costruttori hanno installato delle pulegge. Questo potrebbe anche essere, ma perché hanno scelto le altezze di 11, 18, 30, 54 e 89 metri? Per caso? Potrebbe apparire, ma se guardiamo questo grafico, vediamo che la sequenza non è lineare, ma
esponenziale, come evidenzia la curva di approssimazione. Di più, questa sequenza corrisponde ai poteri interi del numero di Eulero, come l'altezza totale della piramide e la lunghezza della sua base. Il grafico mostra che le altezze della stabilità protonica, P rosso, e le altezze della stabilità elettronica, E blu, si alternano. Il senso fisico di questo progetto sofisticato è quello di impedire alla costruzione qualsiasi tipo di risonanza destabilizzante, indipendentemente dalla natura e dall'origine di un'eccitazione. Il risultato è una stabilità duratura. Questo è il segreto nascosto della grande piramide. Certo, tutto quello che stiamo affermando di queste costruzioni megalitiche non finiscono e non sono solo presenti in Egitto. Ci sono numerosi esempi al mondo. Per primi se andiamo in Libano, esattamente a Baalbek, e andiamo a visitare il Tempio di Giove. Guardate questa immagine da vicino. Vedete le colonne, grandezza di queste colonne a confronto con l'uomo. E non soffermiamoci qui, questa meraviglia non finisce qui. Andiamo a vedere la base di questo tempio. E cosa scopriamo? Che anche la base del tempio è stato fatto di pietre megalitiche. Avviciniamoci un pochino di più. Così vediamo proprio a confronto della dimensione dell'uomo quanto sono grandi. È stato calcolato che ciascuna di queste pietre pesano più di 800 tonnellade. Vi potete immaginare una cosa così grandiosa? Come facevano a muoverli? Come facevano a metterli uno sopra l'altro? E non basta questo, andiamo avanti. Andiamo a Gerusalemme. E qui stiamo vedendo un muro occidentale di Gerusalemme. Questa è la parte visibile. Andiamo a vedere la parte invisibile, quella che è in profondità. Oggi sappiamo che va oltre 70 metri questo muro in profondità. E specialmente le parti che sono nella base sono fatte delle pietre megalitiche anche queste. Sì, sì. Anche questi hanno un peso quanto armo? 600 tonnellate circa. Non è meraviglioso? Come l'avranno fatto? Erano gli schiavi che lo portavano sulle spalle? Non credo. Dovremmo ricominciare a rileggere la storia. Sì. Questa grandezza possiamo trovare anche in Egitto. Abbiamo visitato l'obelisco incompiuto di Aswan, che pesa più che 1000 tonnellate. Qui lo vediamo da più vicino. Gli egittologi affermano seriamente che è stato scavato usando solo delle pietre di questo tipo come strumento. Ho provato, ma senza successo. Seriamente l'ha preso in mano e cercando di creare questo. Il trasporto di una pietra di 340 tonnellate è solo un terzo del peso dell'obelisco di Aswan. Nel 2012 è diventato un evento di livello internazionale. Richiedeva un autotrasportatore con 176 ruote, lunghezza 60 metri. Non lo so perché loro hanno usato un autotrasportatore così grande. Questo ragazzo dimostra come si fa. Come lo facevano gli schiavi allora.
Torniamo in Italia. In Selinunte, Sicilia, abbiamo visitato un altro tempio di Giove. Guardate le dimensioni. Qui vediamo i pezzi di un altro tempio e ancora da più vicino. Se non erro, quando eravamo lì, con orgoglio ci dicevano le guide che le pietre venivano dalle cave di Cusa. È vero. Sì. Nella cave di Cusa, vicino a Selinunte, abbiamo trovato come hanno ritagliato le colonne intere. È una tecnologia fantastica. Abbiamo trovato pezzi di 3 metri di diametro e di 4 metri altezza. Si può stimare il peso di circa 30 tonnellate ogni pezzo. Quello che era impressionante vedere come queste colonne erano tagliate così come dovevano essere trasportate. E nella roccia erano uno vicino all'altro, come se ci fosse uno strumento, come cucchiaio che si affonda nel gelato, così semplicemente li tagliava nella roccia. Un po' lontano dalla nostra tecnologia oggi, penso, no? Che sì. Ed abbiamo visto queste colonne impressionante, gli stessi, ma forse anche più grandi, a Karnak. Sì. Qui siamo in Karnak, di nuovo Egitto, le colonne del Tempio. E vediamo la grandezza di queste colonne. Qui vediamo uno dei obelischi giganteschi e qui da più vicino. Ricordiamoci che questi obelischi sono pezzi unici. Yeah. Non è solo tagliarlo e trasportarlo, ma come anche collocarlo. Sì. Quindi la tecnologia dei schiavi non ci convince tanto, non solo non noi. Molto. Yeah. Non solo yeah. noi. Yeah. Sì. Qui vediamo un pezzo caduto. Anche qui nel tempio abbiamo trovato le pietre megalitiche. Questa porta antica è fatta da un pezzo intero di granito nero. La superficie è liscia, come uno specchio. Una qualità altamente tecnologica. Quello che ci è veramente colpito, Hartmut mi ha spiegato che questo tipo di granita è uno dei graniti più duri, quindi potete immaginare con lo strumento che Hartmut vi faceva vedere con quello creare questa superficie, no, mi sembra piuttosto impossibile. Richiede una tecnologia molto sofisticata. E Karnak non era solo uno dei luoghi. Poi in seguito abbiamo visitato Abu Simbel. Personalmente, quando ho visto queste statue gigantesche che le guide ovviamente ci definiscono come la presentazione di Faraone nei varie età, ecco, erano un po' poco convincenti, perché avvicinandoci tra le gambe di queste statue abbiamo scoperto altre statue più piccole. Come vedete qui, la loro altezza arriva più o meno alle ginocchia di queste giganti. E l'impressione era, ovviamente anche qui le guide dicevano erano figli o nipoti, però la mia impressione personale era stare davanti alla divinità. Andiamo a vedere negli anni 60, proprio per costruzione del lago di Nasser, hanno avuto necessità di spostare questo tempio. La cosa interessante, come vedete in questa immagine, nonostante avendo chiamato tutte le tecnologie più avanzate di quegli anni, queste tecnologie così avanzate non erano assolutamente all'altezza di trasportare solo uno delle teste. Hanno dovuto tagliarli ai pezzi per poterli trasportare. E non solo questo, anche la collocazione del tempio
Purtroppo non è stato, nonostante tutta la nostra strumentazione, i nostri computer, non è stato capace di fare un calcolo esatto della collocazione. Infatti, l'illuminazione del tempio oggi viene con un giorno di ritardo, grazie a questo. Anche i tempi di file erano smontati e trasferiti su un'isola vicina nel 1967. Il nome file in lingua egizia è l'isola del tempo. Le pietre, troppo grandi, erano tagliate nel mezzo del motivo. Qui noi abbiamo imparato che le iscrizioni non possono essere usate per identificare il nome del creatore o costruttore. Iscrizioni possono essere aggiunte secoli dopo e da sempre i vincitori riscrivevano la storia. Un caso eccezionale del vandalismo lo vediamo sulla rappresentata Grande Sfinge. Qui stiamo vedendo in questa immagine un'immagine del XVIII secolo. Questo profilo, questo viso, chi la rappresenta? Rappresenta un astronauta? Rappresenta un extraterrestre? Andiamo a vedere la stessa immagine nel XIX secolo, quando sono arrivati i francesi, rendendo questa testa di Sfinge un po' più francese. E nel XIX secolo gli egittologi hanno pensato che sarebbe bene che questa testa torni e rappresenti i faraoni. Quindi noi siamo convinti che millenni anni fa esisteva una civiltà di tecnologia straordinariamente avanzata, e non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche a livello della coscienza erano di esseri molto avanzati. Probabilmente una razza dei giganti alieni che hanno fondato queste civiltà. Loro erano dei dei di questi mondi antichi, e lo vediamo non soltanto in Egitto. Tuttavia rimane una domanda in tutta questa storia. È bene chiederci se esistevano realmente queste civiltà tecnologicamente molto avanzate, perché non troviamo dei resti di questa tecnologia, ma solo delle pietre? L'archeologia convenzionale considera il sistema delle tre età, l'età del ferro, del bronzo e della pietra, come sistema scientifico di periodizzazione della preistoria umana. Tuttavia, molti scienziati considerano questa visione obsoleta. Infatti, questa divisione delle età è solo uno specchio temporale della decomposizione dei materiali, strumenti di ferro, per esempio una sega, scompongono dopo 3.000 anni, che coincide con la presunta durata dell'età del ferro. Oggetti di bronzo scompongono dopo 5.000 anni, che coincide con la presunta durata dell'età del bronzo. Rimangono solo oggetti di oro, la ceramica, il granito basalto ed altre pietre naturali e anche le piramidi. Ma questo non significa che, per esempio, 20.000 anni fa non usavano materiali sofisticati e le tecnologie. Semplicemente questi artefatti non esistono più per causa della loro decomposizione totale. Un vestito di nylon, una latta, alluminio, le batterie, anche un computer, scompongono dopo 200 anni.
le bottiglie di plastica dopo 500 anni. Quindi tutto dipende dalla nostra visione del mondo. Immaginiamo la preistoria dell'umanità così o così. Purtroppo nelle nostre scuole la storia dell'umanità viene insegnato come prima immagine e questo limita la nostra capacità di collegarci con i nostri veri origini. E qui, essendo alla fine della nostra presentazione, ci piacerebbe portarvi a Hatshepsut, dove abbiamo trovato il Tempio di Hathor, nella Valle dei Re. Ed è qui abbiamo trovato la prima statua di Hathor. Hathor è una divinità egizia. Viene definito come dea della gioia, dell'amore e della bellezza. Qui vediamo un disegno della testa del sarcofago gigantesco che fu trovato nel XVIII secolo. La leggenda dice che questa dea, Hathor, poteva trasformarsi in ciò che desiderava. No. Da dove veniva questo essere? Questi tratti a chi appartengono? E lasciandovi con questa immagine, in conclusione, dobbiamo essere molto consapevoli che quando parliamo dell'umanità, se ampliamo la nostra scala temporale, parlando appunto dell'umanità, possiamo scoprire che i nostri padri o gli abitanti della Terra probabilmente erano provenienti di altri, forse, sistemi solari e avevano delle conoscenze e delle abilità che tutt'oggi per noi sono molto molto lontani, che però non ne siamo esclusi se includiamo la nostra storia dentro questa storia più ampia. Sì, sì. Così possiamo concludere che i costruttori della grande piramide conoscevano logaritmi e il numero pi greco, il numero di Eulero come stabilizzatore universale, l'elettrone, il protone e le loro proprietà, quindi la fisica atomica e nucleare, la scienza dei materiali, l'astrofisica, perché conoscevano la velocità della luce e il sistema solare, e facevano la ricerca spaziale, l'esplorazione dei pianeti. Ricordiamoci solo tre piramidi che rappresentano i primi tre pianeti del nostro sistema solare, esattamente, non quasi. Questo ovviamente noi sappiamo oggi perché cominciamo a esplorare questi campi. Magari 100 anni fa neanche potevamo arrivare a questo. Ed è come Hartmut diceva, queste costruzioni sono dei libri. Sì. Che noi dobbiamo imparare a leggere e imparando un nuovo alfabeto. Yeah. Avendo detto questo, mi sorge un'altra domanda. Dove sono questi esseri oggi? E mi piace ancora estendere un'altra domanda. Esiste la vita solo in questa dimensione che viene rilevata ai nostri 5 sensi? Possiamo nella nostra immaginazione pensare che esistono delle dimensioni iperspaziali o ipertemporali dove questi esseri tuttora vivono e sono in comunicazione con noi, solo che noi siamo limitati nei nostri 5 sensi pensando che la vita finisce lì. E quando leggiamo delle leggende
di Hathor che si trasformava, oppure dei esseri che appaiono nel loro corpo di luce, li releghiamo subito nelle favole, nelle storie. Come no, sì. E questo ci avviene esattamente perché non ampliamo la scala temporale delle storie dell'umanità. Sì. E ce n'è ancora molto da leggere in questi libri. E chiede a tutti noi di essere scienziati della vita e imparare a leggere questi segni. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille.